San Paolo e ci racconta che atmosfera c'è stata. Da Manuel Parlato, ciao Manuel. Ciao, un saluto. Ascoltavo, sicuramente è stata una partita emozionante, diciamo una partita un po' zemaniana se vogliamo, per quanto riguarda le difese un po' ballerine, però credo che la differenza sostanziale sia stata proprio nell'attacco, attacco sicuramente diverso quello del Napoli rispetto all'Inter. Diciamo che con i quattro attaccanti il Napoli, con Insigne, Mertens e Higuain, saltava sistematicamente la difesa dell'Inter. Molto probabilmente nell'Inter questo è mancato, c'erano pochi giocatori che nell'uno contro uno riuscivano a saltare, salvando la pace di Palacio, che secondo me è quello che ha giocato meglio. Ma Manuel, che accoglienza c'è stata, scusa se ti interrompo, che accoglienza c'è stata per Mazzarri? Ma un'accoglienza un po', se vogliamo, ho visto lo stadio San Paolo praticamente spaccato a metà, perché la curva B ha accolto con uno striscione Mazzarri, uno striscione ovviamente per lui, per il lavoro svolto, mentre invece la curva A con un altro striscione sicuramente contrario a quelli che potevano essere gli applausi che sicuramente credo avrebbe meritato Walter Mazzarri da tutto lo stadio San Paolo, almeno per quanto di buono ha fatto vedere in questi anni Walter Mazzarri. Quindi sicuramente un'accoglienza divisa a metà tra fischi ed applausi. Manuel, c'è una domanda che ti vuol fare Nicola Mirenzi, il tuo collega però di fede opposta di fede nerazzurra. No, sono d'accordo con l'analisi che faceva. Volevo invece chiedere notizie di Higuain, che poi è uscita a un certo punto della partita, per capire come stava, perché effettivamente Higuain stasera secondo me ha fatto la differenza per grande giocatore Higuain. Sì, no, mi è uscito per una questione puramente tattica, credo che Benitez lo volesse far rifiatare, ma credo che più di Higuain, io credo che gli attaccanti del Napoli, gli esterni, le ali, chiamiamole così, Mertens, Insigne e lo stesso Caglieron, abbiano fatto veramente la differenza, e l'Inter è andata in tilt tra i due difensori del Manuel Inter. Manuel, tolta la partita di questa sera, c'è entusiasmo tutto sommato per un girone di Champions straordinario, un bel campionato e l'avventura in Europa League da testa di serie, oppure è ancora forte la delusione per quel miracolo mancato? Ma secondo me c'è un po' di delusione, perché se vogliamo resta cocente per l'eliminazione la delusione in Champions, però è chiaro che quest'anno in campionato il Napoli, almeno i tifosi del Napoli, si attendevano di competere almeno fino alla fine con questa Juventus, che comunque sta andando alla grande, e quindi diciamo per cercare di riuscire a fare quello che ha fatto Mazzarri bisognerebbe arrivare almeno secondo. In questo momento il Napoli è terzo e in ogni caso sta inseguendo sia Roma che Juventus, quindi c'è un pizzico di delusione se vogliamo. Manuel, noi ti ringraziamo molto, ci hai raccontato un po' qual era l'atmosfera al San Paolo. E niente, in bocca al lupo per le prossime, per il sorteggio di domani, ci sentiamo presto. Grazie Manuel. Ciao Massimo, un saluto a tutti. Ciao.